6 colpi di fucile contro Celani, uno contro se stesso. Celani lotta ancora per la vita e resta in prognosi riservata, anche se i medici sono ottimisti. Il padre, Maxi Tushara, l'uomo di 46 anni originario dello Sri Lanka, che martedì sera le ha sparato in questa villetta di Teolo dove faceva la badante, è stato dichiarato fuori pericolo nella notte. Era in Italia dal 2000, Maxi Tushara, qui nel 2006 lo aveva raggiunto tutta la sua famiglia, anche la figlia Celani, con cui i rapporti erano diventati molto tesi. La giovane donna aveva intrecciato una relazione con un amico d'infanzia coetaneo che aveva ritrovato in una chat. Un rapporto che il padre non accettava e che l'avrebbe portato a piombare a Teolo martedì sera, a sparare 6 volte contro la figlia e a tentare poi di togliersi la vita con quel fucile sottratto dalla casa dell'imprenditore dove lavorava. In ospedale Maxi Tushara è piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria in stato di arresto, in attesa che i sanitari diano il via libera per l'interrogatorio di garanzia.